Piazzetta Bordonaro, Zen under 15 e Zen under 3. Prima di ogni partita, alla fine di ogni partita, stretta di mano 12 giocatori. Allora, la prima partita è Vergine Maria contro Zen under 15. Ok, ragazzi, venite qua. Allora, ragazzi, dov'è la palla? Allora, appena la palla tocca il marciapiede è rimessa per gli altri. Occhio alle macchine, va bene? Soprattutto, evitate di mettere il piedino a fare lo sgambetto, perché se uno cade qua si fa male. Stretta di mano. Ragazzi, la stretta di mano la voglio vedere pure a fine partita. Mi resta dell'infanzia, carta penne d'una stanza, annotando in rima ogni singola esperienza. Ricordi sfocati di fanciulli, quattro calci al pallone, tre mafiosi di ciaculli. Merde, lupara bianca, croce verde, pilastri animati, sogni cementificati. Sentito dire in mezzo ai cartoni animati, i chianciuti, i resate, i pene varsunate. Erano gli anni 80, prossimi alla fine, sentirsi ricchi con in tasca 10.000 lire. Io, poco più di un bambino nell'Italia di Bettino, crescevo la P2, il muro di Berlino. E cosa resterà di quegli anni 80? La mafia, l'eroina e la paura fa 90. A Palermo in centro non si passeggia la sera, ma quanti giorni da leone in 100 giorni di pantera. Ricordi di chi c'era, confronti con chi c'è e ci sarà. Sembra passata un'era tra Licio Celli, Calvi, Grazia e Sindona, Forlani, la DC, Pentapartito, Coca e Maradona, il Papa e l'Angelus. Quanto è bello stare qui tutti insieme in questa giornata di Sulla Vergine Maria, dall'inizio del Mediterraneo trazzista. Mio papà che rimpiangeva Carosello, io sorridevo in braccio mia sorella, Rine e gli altri capi a tenuta Favarella. Collusi con dell'utri, i criminali, gli appalti per gli stadi, gli affari mondiali. Palermo 1990, prima di Capaci si sparava, si taceva e si esultava, vento d'ostillaci. L'Italia, il paese dei corrotti, il divo capomafia, Giulio Andreotti. Questa è l'Italia e questo sono io, questa è la mia gente che non rappresenta nessun dio. È quello che la storia mi ha insegnato e che ai miei fratelli e alle sorelle sarò sempre grato. Questa è la vita e questo io, equilibrista e milico fra l'essere e l'oblio. Ogni passione, ogni ferita di una vita bandita. Leggevo Giovanni Pesce e la guerra dei cap, sentivo l'onda rossa fosse e conoscevo il rap. Studiavo Giuseppe Mazzini e la giovine Italia, mentre Berlusconi costruiva la fabbrica Italia. Le concessioni alle reti private, Palazzo Donatello 26, Milano 2 Segrate. Era il covo di sua emittenza, lui gettava le reti, l'Italia bocca alla sua lenza. Intanto nel mondo si univa a Berlino, la bandiera rossa mai nata sul Cremlino. Chi da sotto sono, mi sa che i primi in classifica, perché hanno 4 punti si qualificano per le semifinali dal girone A. Quindi da sud contro Pane Camerun in diretta TV e qua giù meri per sempre ragazze fuori il pincio c'hai d'una Sicilia arrivò la tentatune. Regna il silenzio del paese che va a rotoli, parla Mario Chiesa e scoppia Tangentopoli. Nacque il primo partito senza ideologia, si chiama mafia, si legge democrazia. Il nano cavaliere, i sondaggi e lo stalliere, le camicie verdi, le camicie nere, le dame, le lame e noi pedoni del suo scacchi. È un gioco perfetto come il Milan di Sacchi. E anoressici, bulimici, depressi cronici e tossici, in mano a pianti camici da medici che in verità sono spaccini, capaci di dare psicofarmaci ai bambini. Tra i miei ricordi strizza cervelli e strozzini, le prime canne e l'odio verso i cellerini. E poi venne Genova ed il loro G8, punto di non ritorno nella mente di un picciotto. Compagni persi mai scordati, altri appena nati, li sento addosso sulla pelle come tatuati. In piazza si collettivizza ogni emozione, lo sparo, il 5 giugno la Magione. Manila, un sogno condiviso che diventa un bisogno e vi sento vicini come dita strette a pugno. Adesso. Ma io. 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 Ma io
Ora piede, due. Ora piede. Ma parli! 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 Ma par